Buongiorno, allora, seconda parte del vlog, vi aggiorno un po' della situazione dei calabroni e ovviamente delle vespe. Allora, la situazione è questa. Per il momento, da ormai una settimana, le vespe non stanno più entrando dentro in casa, dentro in camera mia. Per cui diciamo che non so se per il freddo, perché adesso è iniziato l'autunno, inizia a fare freschino, anzi da me diciamo che fa un po' freddino, però poco, non tanto. Forse anche per quello, perché fa freddo e allora non escono più, non lo so, però li sento ancora perché sul tetto praticamente sento ancora che fanno casino, che diciamo... Mangiucchiano il legno perché sopra c'è il legno ovviamente e si sente, per cui ancora ci sono, però diciamo che questa situazione un po' è migliorata perché non mi entrano più dentro in casa, per cui almeno quello meno male. Per i calabroni che sono giù in cucina non lo so, ma tanto tra poco vi faccio vedere, anzi lo vediamo insieme se ci sono ancora oppure no, ma credo di sì, anche perché anche se fa freddo, credo che ci sono. Però questa è la situazione che adesso vi faccio vedere. Volevo anche dire una cosa, perché ho ricevuto tantissimi commenti, per cui ringrazio le persone che mi hanno chiesto di provare a chiedere ai vigili del fuoco. Io ho già chiesto, ma loro... Cioè, se non è una cosa urgente, diciamo che non vengono. Infatti avevo già chiesto, avevamo già provato. Poi ho ricevuto un altro commento che diciamo che mi ha dato un po' fastidio. Ok, che dopo un po' lascio andare, dico vabbè, chi se ne frega, o lo blocco oppure cancello i commenti. Però, dato che non è una situazione bella, perché è una cosa seria su queste cose. Allora volevo leggervi questo commentino. Adesso vediamo se lo trovo e poi vi leggo questo commentino qua. Per cui aspettate che lo cerco. Ok, trovato. Allora, questo qui, che non voglio dire il nome del canale, praticamente ha scritto: "Ma quale calabrone gigante? Sono normalissime vespe, calabroni comuni. Lasciale stare e non fanno niente. Quanta ignoranza, non conoscete neanche gli animali." Allora, questo commento mi ha dato un po' fastidio perché, prima di tutto, è una cosa seria, non si scherza su queste cose, anche perché, dico solo una cosa, io, ripeto, non sono api, ma sono vespe. Qui in camera mia i calabroni, che come avete visto nelle clip del video vlog, sono giù in cucina, per cui entrano lo stesso. Per cui vi dico solo che quando io ero a letto, che stavo dormendo, no, col mio ragazzo, no, non stavamo dormendo, stavamo guardando la televisione, a un certo punto ho sentito qualche ronzio, ma non capivo dove era fosse, cioè era lì vicino, ma non capivo bene, no? Eravamo nel letto. A un certo punto vedo qualcosa che si muove vicino alla coperta, proprio in mezzo. Per fortuna che mi sono accorta, no, che c'era la vespa proprio vicino a noi nel letto. Se io non mi accorgevo, uno pungeva a me o al mio ragazzo. Per cui questa è stata la prima scena. Poi vi faccio vedere anche la clip che mi sono entrate, adesso non mi ricordo se 4 giorni fa, altre 3 vespe che ho aperto tutte le finestre e le ho fatte uscire, per cui c'erano altre 3 vespe. Però su queste cose non si scherza, cioè non certa gente con questi, diciamo, commenti, no? Cioè, prima di commentare, pensate. Perché sinceramente, no, è pericoloso, specialmente se ti,
cioè, se ti punge un calabrone, perché sono veramente calabroni. Io ve l'ho fatte vedere, per cui non so, cioè, queste cose sono vere, non sto mentendo. Per cui vi dico anche solo una cosa e poi smetto di parlare, perché sennò sto video non voglio che dura tanto. Una mia amica ha praticamente avuto la stessa situazione che ho avuto io. Per fortuna non è capitato niente, ma uno che conoscevo, ad esempio un signore che conoscevo, lui stava lavorando fuori, a un certo punto c'era questo calabrone. Lui non è che era lì che diceva vai via, oppure che ne so, faceva così e lo mandava via. Cioè, lui non se n'è accorto all'inizio, no? Perché stava lavorando. A un certo punto, questo calabrone, non lo so, forse lui, se non sbaglio, lui per sbaglio si è mosso. C'era questo calabrone che gli ha punto. E cosa è successo? Alla fine è andato pronto soccorso perché aveva praticamente, gli si era gonfiato, adesso non mi ricordo se era la mano, il braccio, non mi ricordo, gli si era gonfiato, no? Che il giorno, neanche il giorno dopo, in un'ora praticamente questo signore qua non ce l'ha fatta, è morto, perché questo calabrone l'ha punto. Per cui queste cose non si scherzano. Ma ci sono state tante, tante altre cose. Ma davvero, non si scherza su queste cose. Non voglio ricevere più questi commenti, cioè, che non è bello neanche scrivere. Perché un conto se mi dai un consiglio e un conto se mi scrivi delle cose che praticamente sono cose che non dovresti scrivere. Cioè, e ho detto tutto. Per cui volevo, diciamo, farvi capire questa cosa. Perché a me questi commenti qua non mi piacciono. Posso dire, ok, vabbè, ci sta. Ma un conto se si tratta di un consiglio e un conto se si tratta di, che ne so, offese, critiche e robe varie, perché, cioè, date consigli, ma non scrivere cose così, tanto per scriverle. Cioè, comunque, questa è la situazione. Per cui adesso, vabbè, adesso andiamo giù, vi faccio vedere, diciamo, come è messo giù, sotto i calabroni. Qui per il momento, a parte la clip che ho fatto vedere, che devo farvi ancora vedere, non lo so se la metto prima o dopo, comunque, c'erano ancora tre vespe dentro in casa che poi ho aperto la finestra. Tutto qui. Vabbè, adesso vi faccio vedere, poi vediamo come cosa farvi vedere in questo vlog, dato che voglio parlare un po' di tutto. Anzi, voglio farvi vedere una cosa, così ve la faccio vedere subito, poi mi metto a montare subito il vlog di oggi. Sì, perché devo andare oggi, perché non ho ancora montato il vlog di oggi, che oggi è giovedì, anche se voi questo video lo vedete sabato, per cui avete già visto il video della ricetta del succo di pesca. Per cui adesso vado subito a montare il video, perché poi verso l'una devo andare a lavorare e diciamo che non so come, non lo so, vi farò vedere cosa farò in questo vlog, per cui ci vediamo dopo. Un'ape. E altri due. Volevo farvi vedere queste cose. Allora, sono andata da Acqua e Sapone l'altra volta,
due o tre giorni fa, ho preso questa crema che non lo so, da vedere così sembra buona per i piedi, praticamente. Io ho preso questa crema che era in promozione, l'ho pagata 2 euro. Vi farò sapere se è ottima. Poi, dentro a questi giornalini che mi ha dato la cassiera, ho trovato questo di olio di argan, praticamente il campioncino. Ho trovato questo qui e questo acqua alle rose per antirughe, che poi io diciamo che non ho le rughe, ma vabbè. Io ho trovato questo qua. E poi c'è questo volantino che sinceramente io adesso lo butto, volevo solo farvelo vedere, l'ho già guardato, eccetera. Ci sono tutte le cose, diciamo, di acqua e sapone, però non lo so, non mi piace, allora l'ho visto velocemente e adesso lo butto, per cui volevo farvi vedere questi qua. E poi ho comprato questo gioco per il mio cane, che dopo vi farò vedere quando gliel'ho dato, che si è messo a giocare. È una palla che praticamente va da sola. E c'è il cambio, ci sono quattro colori diversi, c'è il cambio. E poi vabbè, vi farò vedere. Comunque è molto carina. Questa l'ho pagata 15 euro, che è il gioco del mio cane. E niente, queste sono le cose. Direi che sei molto interessata. Dira, ma che cazzo fa? Va da sola. Acchiappala. Che pigrona. Dov'è la pallina? Dov'è la pallina? Dov'è la pallina? Beh, guarda la pallina dov'è. Ok, montaggio fatto. Adesso devo aspettare più di 5 ore per convertire il video. Per cui, allora, ok, pronta. Speriamo che incrociamo le dita, speriamo che il video entro le 5 riuscirò a metterlo. Comunque, io faccio molta molta fatica quando devo farlo andare su nell'ora esatta, perché dato che ho sempre qualcosa da fare, il montaggio dura tanto e ora che monto il video. Vabbè, questo è durato poco, ma ad esempio gli altri che durano di più, come i vlog, ci metto parecchio. Specialmente ci metto certe volte anche 2 giorni solo per montare un video. Comunque niente, speriamo che questo video entro le 5 va sul canale, che voi di sicuro l'avete già visto. Comunque fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta di questo video che io ho fatto. Adesso andiamo giù e vediamo la situazione dei calabroni. Andiamo a vedere, sperando che mio fratello non ha la musica a palla, perché sennò devo tagliare i video. Che palle.
Vediamo se la situazione è migliorata anche qua. Allora, no, ci sono ancora. Non so se si vede, ma lì c'è la regina che sbatte le ali. E direi che non è ancora migliorata la situazione, perché escono dal buco. Comunque quella lì che vedete è la regina. E le e i calabroni entrano ancora. Comunque vi dico che c'è la rete, solo che loro riescono a bucare questa rete qua e riescono ad entrare, però per fortuna adesso che fa freddo le finestre praticamente sono chiuse, per fortuna. Anche se c'è la rete riescono a entrare lo stesso di sera, però di giorno sono in giro e vanno sul buco, cioè vanno in giro praticamente. Niente, questa è la situazione dei calabroni. Comunque adesso mi mangio la pasta fresca con i funghi che ho fatto mercoledì. Ed è molto buona, vi consiglio di farla perché è buonissima. Usate la pasta fresca e i funghi, che è spettacolare, è buonissima. Adesso io mangio perché ovviamente dopo tra un'oretta devo andare a lavorare, per cui io preferisco mangiare adesso che è già mezzogiorno. Per cui mangio e niente, ci vediamo dopo. Facciamo il cloud bread. Sono solo 3 ingredienti: l'albume, 3 albume, 60 grammi di zucchero e 20 grammi di mais, maizena, e 2-3 gocce di colorante. Io uso il rosa. Adesso montiamo a neve gli albumi, poi ci aggiungiamo lo zucchero e per finire la maizena e poi il colorante. Poi lo mettiamo nel forno a 90 gradi per 25 minuti. Iniziamo! Spero che viene bene. Zucchero.
Buonanotte. 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 Ma. Ok, sono riuscita. Sono le 2:26 e adesso carico il video per le 5. Anche se voi l'avete già visto, però vabbè. Stranamente sono riuscita a caricare il video prima delle 5. Vai. Yes. Ok, come non detto. Mi è entrata una vespa dentro e non so come ha fatto. Ma che bello! Che palle, pensavo che non entravano più dentro. Invece no. Mamma. Proviamo a farla uscire. Mamma. Si è staccato il bastone. Sì, è uscita, spero. Bene. In più è nuvoloso. Comunque, nel prossimo vlog farò di nuovo la ricetta di Cloud Bread, mi sembra che si dice così. Proverò di nuovo a rifarla perché ho sbagliato. Invece di montare bene l'albume, l'ho montato, diciamo così, un po' alla veloce e alla fine l'ho fatto alla cavolo. Per cui la prossima volta lo faccio meglio. Però non era male, sa di pan di Spagna e uovo. Ma non è male, anche il colore. Solo che si è rimpicciolito invece di gonfio. Cioè, prima era gonfio e dopo un po' si è rimpicciolito. Vabbè. È la prima volta, la seconda volta andrà meglio, speriamo. Fatemelo sapere se anche voi l'avete fatto. Se anche voi avete fatto questa ricetta strana che ho visto su TikTok. Fa niente. Ok, finisco di caricare il video e ci vediamo, credo, dopo le 5, perché adesso mi metto sul letto e guardo molti video su YouTube, tanti video vostri, quelli che mi seguono, e i video ovviamente delle YouTuber, così. Per cui adesso mi metto a guardare un po' di video. Ci vediamo dopo, sperando che non entrino le vespe di nuovo. Concludo il video perché di sicuro sarà venuto lungo e niente, ci vediamo sabato prossimo con il nuovo vlog. Comunque il mio outfit. Un po' stropicciata la maglietta, ma vabbè. Comunque adoro questo. Amo, lo amo. Ciao.